Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Io sto registrando gli episodi di seguito, quindi non so se avete lasciato dei commenti, degli obiettivi, ma piano piano me li recupererò e vedrò di accontentare se qualcuno ha scritto qualcosa o se qualcuno mi ha dato qualche consiglio. Signori, la nostra base fluttuante sta prendendo forma. Ho allargato un attimino il buco della discesa veloce perché ogni volta nella rottura di scatole riuscì a centrare il buco. Ho un attimino recuperato qualche ninfea in più, perché voglio fare un attimino il ponticino più carino e quindi ne mettiamo un'altra, ne mettiamo così, perfetto, e l'allarghiamo anche di qua. Voglio che sia tutto, capite? Il mio ponte deve essere tutto di ninfe, così io sono sicuro di riuscire a centrare e a passare senza grossi problemi. Cosa facciamo in questo video? Intanto, signori, dobbiamo andare a fare le scalette che mi sono rotto le scatole di questa situazione. Quindi facciamo qualche altro stickettino. So che là sopra nella base abbiamo altre scalette, però intanto facciamo queste di qua. Ho sbagliato, devo fare tutto unico. Ok, mi sono rimaste 4. Quante erano? No, 9 non mi bastano perché erano, se non sbaglio, 16. 16 blocchi. 16 blocchi, quindi facciamo così e sono altre 6 e siamo a 15. Va bene, 15 me le faccio andare bene, signori. Cosa facciamo in questo video? In questo video, signori, andiamo a intanto creare un piccolo abbellimento della nostra base, ovvero direte cosa vuoi fare? Un piccolo abbellimento della nostra base, ovvero, aspettate che voglio evitare di morire male. Ok, abbiamo pochissimo ferro, col quale, signori, non possiamo farci assolutamente nulla. Abbiamo solamente 4 blocchettini, potremmo farci semplicemente un elmetto, una spada o un piccone, ma non ci interessa, noi ci facciamo le cesoie. Le cesoie, cosa dobbiamo farci con le cesoie? Intanto centriamo il buco, che è cosa bellissima, non aver più paura di cadere come dei pirla. E recuperiamo le liane, signori, perché con le liane noi possiamo abbellirci un attimino casa nostra, e non è una cosa brutta e da sottovalutare, diciamo. Ma cosa ti servono di preciso? A niente di preciso, però proviamo, prendiamo, ne abbiamo presi 8, facciamo 9 e facciamo 10. Dove le vogliamo mettere queste cose? Non lo so, perché domani la nostra casa sicuramente continuerà a cambiare forma sempre di più. Però possiamo renderla un attimino più particolare, del tipo, aspettate che muoio, cado e muoio male. Vedete come cado e muoio male? Perfetto, ok. Mi si stanno intrecciando sempre di più. Le dita, sono caduto malissimo, bene. Ho ancora qualche problema a prendere le misure giusto per salire, ma quindi facciamo una cosa molto più semplice, veloce, rapida e indolore. Allora, saliamo qui su, perfetto, ok. Con shift premuto la cosa è molto più facile. E ne mettiamo una qui, perfetto, una qui e una qui. E intanto questo già mi piace come cosa. Possiamo farlo anche a casa nostra? Ma sì, ma chi se ne frega, metti una qui ad angolo, così creiamo un poco di cosa particolare. Qui potremmo metterci un blocco sano, non di terra possibilmente, porca miseria, ma ci mettiamo un blocco sano così. E ce ne mettiamo una che scende di qua. Mi piace. Lo possiamo fare anche a metà, magari dove c'è la torcia. Dove c'è la torcia che recuperiamo. Così, tra l'altro si sta rompendo l'ascia. Bene, mettiamo questo di qua. Mettiamo la torcia e mettiamo anche questa che scende così, che in teoria dovrebbe fare tutto il percorso per lungo e la cosa ci piace. Vogliamo farlo anche qui dove c'è la caduta rapida? No, non mi ispira. Qua ce l'abbiamo messa, qua ce l'abbiamo messa. Perfetto. E quindi questo primo step l'abbiamo fatto. Sì, intanto io sto per morire. C'ho fame e siamo messi abbastanza male di cibo. E questa è la seconda cosa che faremo in questo video, signori. Ovvero, cercheremo di creare un modo per mangiare. Attualmente non mi va di far salire gli animali qua sopra perché ci vuole un'eternità, ci vorrà più di un episodio, ma possiamo fare una farm di grano, che non è brutta come idea. Allora, qui ho calcolato che allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto, signori. Perfetto, dove c'è la torcia? Dobbiamo mettere il nostro blocco più pesante, più grosso. E come facciamo a mettere il nostro blocco più grosso? Dobbiamo, allora,
Dobbiamo fare un lavoro molto tecnico-tattico, dobbiamo modificare un attimino tutto quanto qui. Tutto quanto qui cosa significa? Che dobbiamo lavare questo, dobbiamo lavare questo e io sto ragionando, mi devi mettere la terra perché qui deve crescerci la nostra, quindi dobbiamo fare uno, due, allora stiamo calmi, tre. E 4, sì, e 4 dovrebbe andare bene. Dovrebbe andarmi bene. Secondo voi, se mi butto di lì, muoio? Secondo me, sì. Lo faremo? Sì. Siamo morti? No. Ci è andato a finire bene? Sì. Bene, allora stiamo calmi. Ora noi dobbiamo salire di qui. Voi direte: ma perché tutto sta imbarazzando? Perché devo metterci l'acqua sotto, signori. Quindi, se poi questo noi lo andiamo a chiudere così. Ok, questo poi lo chiudiamo di qua e questo poi lo chiudiamo così. Vabbè, abbiamo la forma che ci interessa, questo lo possiamo levare. Perfetto, questi li possiamo levare anche di qua e così siamo tutti contenti. Scendiamo di qua, recuperiamo altre di queste che tanto non servono a nulla, signori. Quantomeno noi le sfruttiamo, siamo sott'acqua, possiamo sfruttare il secchiello. Cosa cazzo l'ho fatto? Non lo so, il secchiello d'acqua, perfetto. Torniamo su. Piglia, piglia, piglia come se non ce lo sono mai. Piglia, piglia, vabbè, questa la lasciamo, mi sta simpatica. Ne abbiamo 7 e non abbiamo paura di usarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto, signori. Diciamo che adesso abbiamo un ponte che non abbiamo paura di usare. Saliamo su velocemente. Tra l'altro sta scendendo la notte, ma a noi non ci frega nulla perché tanto qua sopra i mob non dovrebbero venirci a rompere le scatole. E abbiamo detto 1, 2, 3 e 4. No, facciamo una cosa intelligente. Lasciamo il ponticello qui di legno, così, perfetto. E la nostra farm di grano la facciamo di 3. Che penso basti avanti, signori, no? 1, 2 e 3, quindi questo e questo. Non so se l'acqua arriverà anche là sotto, però valuteremo. Qui dovrebbe arrivarci senza problemi l'acqua. Non lì sopra, perché a meno che non ci sono poteri divini, l'acqua lì sopra non penso ci arrivi, quindi questo lo leviamo. Grazie, gentilissimo. Chiudiamo così. Ok, 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 2, ok, e facciamo anche l'ambradan di qua. Ora mettiamo l'acqua e capiamo un attimino di cosa stiamo parlando. Mettiamo l'acqua, ok, andiamo a dormire, creiamo la zappa, perché senza zappa non possiamo fare nulla, e piantiamo i semini e vediamo un attimino come siamo strutturati. Allora, stichettini, e se gli stichettini ce l'abbiamo, la pietra per fare la zappetta ce l'abbiamo pure. Dai così, ho detto, ok, questa la possiamo levare di qua. Perfetto, in tutto questo io sto a metà vita e sto anche morendo di fame, però non ci interessa, signori, dobbiamo coltivare. Vediamo l'acqua dove arriva. Allora, qui non dovrebbe avere problemi ad arrivare. Tra l'altro non penso di avere tutti questi semini da poter coltivare tutta questa terra di qua, ma noi intanto ci proviamo. Sì, l'acqua lì ci è arrivata. Ok, dai così, signori, che abbiamo un po' di cibo forse finalmente. Ok, l'acqua lì sta arrivando. Abbiamo gli ultimi 6 che possiamo mettere: 2 di qua, 1 di qua, 1 di là. Facciamo cose simmetriche. E 1 di qua. Mi manca un semino da mettere da questa parte per essere simmetrici. Comunque abbiamo. Diciamo che la terra qua ci arriva, non è male come cosa. Solamente che adesso dobbiamo andare a chiudere tutto. Dobbiamo andare a chiudere tutto, ma non sempre con lo stesso legno, perché sennò la cosa diventa ripetitiva. Ci serve una crafting table qui? Direi di sì. Direi di sì, ma non c'ho voglia di farla. Non ho dove metterla e non c'ho voglia di farla. Andiamo, signori, a recuperare la nostra. Che devo fare? Ah, dobbiamo fare gli slab. Un attimo di panico preso. Ne abbiamo 55, non abbiamo paura di usarli.
Saliamo di qua e andiamo a chiudere tutta questa parte di qua con gli slabettini, così qua i mob non dovrebbero spawnare. Noi siamo ben coperti, però lo lasciamo di uno. Ma io direi di sì, di non allargarci troppo, lasciarlo solo di uno in modo tale da poter far il giro. Ok, così, così. E qua però ci allarghiamo perché sennò non ha senso. Dai, è così. Dai così, dai così, dai così, dai così. E qua però mi devi fare anche dai così e dai così. E spazio sprecato? No. No, direi di no, direi che viene una cosa carina. Viene simmetrico quantomeno, viene una cosa simmetrica che possiamo sfruttare in maniera giusta. Ok. Dai così. Ci siamo? Un altro e un altro te lo metto, dai, voglio farti contento. Lì sta già crescendo il grano, siamo contenti di questo, mettiamo delle torce, torcia 1, torcia 2 e torcia 3, che la luce non è mai abbastanza. Dovremmo mettere anche una cassa qui per raccogliere questo grano, ma questo lo vedremo successivamente. Qui già la canna da zucchero stanno a crescere, però sei caduta dal lato sbagliato, brutta stronza. Recuperiamo queste canne da zucchero e le andiamo a seminare. Ok. Perfetto. Ce ne avanza addirittura una. Questo alberello continua a non voler crescere, ma noi non ci frega minimamente nulla. Potremmo mettere una cassa qui in modo tale da mettere le canne da zucchero e il grano che raccogliamo. Non è male come cosa, però dobbiamo un attimino anche allargarci qui. Io non ho più betulla, signori, questo è un piccolissimo problema, ma che non ci interessa minimamente perché noi allarghiamo così. Perfetto. Qua mettiamo la cassa di riferimento, ok. Mettiamo questi e siamo tutti contenti. Non c'è intenzione di andare a recuperare altra betulla, tra l'altro va bene anche così, facciamo una variazione di colore che è carina. Io perdo slab così come se non ci fossero domani, ma non è importante. Non è importante, non è importante. Le risorse le abbiamo? Sì. Le possiamo sprecare? Sì. Qua mettiamo una torcia che non si sa mai. Qui cosa abbiamo detto che dobbiamo fare? Abbiamo detto di mettere una cassa. Mi serve un'altra cassa, signori. Un'altra cassa. Veloce, rapido e indolore. Dai, dai, dai. Ce l'ho il legno per fare un'altra cassa? Sì. Abbiamo il legno per fare un'altra cassa. Mettiamola qui, prendiamo questo, mettiamo questo, 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 lo mettiamo qui. Ok, e la cassa la mettiamo qui. Mi piace questa cosa? Accettabile. E qui ci mettiamo, signori, le nostre canne da zucchero, il grano e i semini che andremo a recuperare da quella zona qua. È una zona pericolosa? Sì, ma qui possiamo sfruttare per fare altro. Detto questo, signori, cambiamo sempre l'inquadratura così abbiamo sempre le copertine pronte. Le canne da zucchero stanno continuando a crescere. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui in un prossimo video, sempre qui sul canale, per continuare questa nostra avventura, signori. Bella, ciao!